Salve a tutti, sono Gianandrea Parisi e sono l'autore di Cristallo Imperfetto, un giallo thriller ambientato fra Messina e Rometta, pubblicato a febbraio del 2019 dalla casa editrice Argento Vivo Edizioni, una casa editrice di Roma. Ringraziando anticipatamente appunto la casa editrice, vi dico che sto realizzando una serie di video proprio per chiarire alcuni punti relativi al romanzo, relativi alla storia e anche per dare una serie di indicazioni, di pillole sulla realizzazione del romanzo e sui motivi che mi hanno portato a realizzarlo. Oggi partiamo dal motivo e dalla nascita del romanzo, cioè la sua prima stesura. Il romanzo nasce nel 1990 in realtà. Cristallo Imperfetto è stato uno dei primissimi romanzi dei miei 18 anni. E l'ho scritto perché ero alla fine delle scuole superiori. Alla fine delle scuole superiori coincide sempre con un periodo estremamente positivo, estremamente felice della nostra vita. Lo era per me, e penso lo è per qualunque ragazzo che finisce il liceo. È la fine di un percorso, o almeno quello che noi riteniamo essere la fine di un percorso. Non siamo invasi dal cinismo che inevitabilmente nasce dall'esperienza di essere adulti, non siamo ancora proiettati in un mondo universitario, quindi ancora il nostro studio non è quello del mondo universitario, né stiamo già lavorando, siamo proprio alla fine del nostro percorso. È l'inizio di quello che secondo noi sarà un percorso eccezionale, e infatti è questa la caratteristica di quella nostra età. Cioè noi pensiamo che il percorso che verrà fuori dopo la fine del liceo sarà un percorso di ottimismo, saremo incantati di fronte al mondo che ci si pone davanti, penseremo che il mondo aspetti soltanto noi, il futuro si prostra di fronte a noi. Insomma, è il periodo per antonomasia forse più sereno che passeremo nella nostra vita. Non credo che i 18 anni siano l'età dell'ottimismo. Personalmente credo che l'ottimismo, in realtà non, nemmeno penso che i 18 anni siano, credo che nemmeno siano i 18 anni la maturità, siano prospettare un vero e proprio periodo di maturità. In realtà non esiste una maturità a 18 anni. Io penso che la maturità si vesta solo ed esclusivamente di grigio e che la placida sicurezza di sapere come va il mondo a 20, 30, ma anche 40 anni, perché in fondo sono presuntuoso anche io a 40 anni a pensare di sapere come va il mondo, siano appunto solo in questi casi la presunzione di sapere cosa è più giusto fare. In altri casi è invece la nostra incapacità di affrontarlo, di affrontare il futuro come si vorrebbe. E infatti, Cristallo Imperfetto narra proprio di questo, narra di una crescita spirituale da parte di questi ragazzi, di questi diciottenni, che si ritrovano a finire il percorso scolastico, vogliono stare da soli perché vogliono cambiare completamente la loro vita, vogliono affrontare finalmente una vacanza lontani dal tran tran quotidiano, dai genitori che gli stanno addosso, dagli insegnanti, solo loro, solo fra amici e fra amiche, per realizzare quella che è secondo loro il massimo dell'esperienza, cioè liberarsi dalle catene degli adulti. E diciamo che è anche proprio perché sono in un periodo in cui per loro la serenità è totale, visto che hanno finito gli esami di maturità, hanno concluso un percorso, hanno concluso quello che loro ritengono essere il loro viaggio più importante. Piano piano si renderanno conto di come in realtà sono solo all'inizio del viaggio. La vita è proprio questo, un viaggio in cui ci si impegna a trovare una soluzione ai problemi che si incontrano sulla strada. E
E c'è chi riesce a trovare una soluzione e quindi a proseguire nel suo cammino, mentre c'è anche chi in realtà si mette al lato, non prosegue più perché ha trovato un ostacolo troppo alto, insormontabile per lui, e quindi non riesce ad andare avanti. In realtà credo che tutto nasca anche perché è stato ripreso successivamente questo romanzo, è nato nel 90, ma in realtà è stato ripreso anche 2 anni dopo, 3 anni dopo, e poi da 2 o 3 annetti a questa parte le bozze del romanzo sono state da me corrette, ricorrette, ampliate, migliorate per certi versi anche con l'esperienza che ho fatto. E molta dell'esperienza che ho fatto è alla base di questo romanzo, l'esperienza come docente, ad esempio, sia come insegnante di scuola primaria, sia come insegnante di scuola secondaria. I ragazzi, le nuove generazioni, proprio perché allevate da noi che siamo vecchie generazioni, secondo me hanno molti più problemi di quelli che avevamo noi, ma i loro problemi sono dovuti a noi. Fondamentalmente, di questo me ne sono reso conto. I genitori dei ragazzi di oggi tendono a pensare che i loro figli non sono capaci, sono troppo deboli, non sono pronti ad affrontare i problemi. E allora la reazione più naturale è quella di togliere gli ostacoli dal loro cammino, renderli più sicuri. Togliendo i problemi, eliminando i problemi. In realtà mi sono sempre, invece io da insegnante, posto l'obiettivo di non togliere i problemi dal percorso dei miei alunni, ma fornire loro i mezzi per abbattere le barriere, abbattere gli ostacoli, oppure evitare, affrontare gli ostacoli che gli vengono posti dinanzi e quindi andare avanti. E alla fine questo è il romanzo Cristallo Imperfetto, è la base da cui nasce il romanzo Cristallo Imperfetto, o perlomeno una delle tante motivazioni alla base della nascita di questo romanzo, della crescita di questo romanzo. L'esigenza da parte di questi ragazzi di crescere, di affrontare un problema che fino a quel momento non avevano mai affrontato. Per oggi mi fermo con questo video. La prossima volta parleremo anche della biografia, bibliografia in realtà alla base di biografia, mia bibliografia alla base di questo romanzo e soprattutto cinematografia. Grazie e una buona giornata a tutti.